Si fischia il terzo match della Platinum. I risultati di questa settimana numero 15. Si giocano ovviamente i recuperi sparsi nella Platinum. Il Benevento vince 10-0 contro Zemallandia. Ragazzi, lo stesso Zeman che ha battuto questa squadra in maglia rossa oggi, cani sciolti da quel momento. Crisi per i cani che hanno perso il secondo posto, hanno perso il primo posto, sono terzi. Sono sprofondati. Di fronte quest'oggi hanno una squadra decisamente di livello, il Miano, che arriva a questa partita dopo la vittoria per 4-3 e rimonta sul Nizza 3-0 a 4-3. Prima ancora aveva perso con la Samp. Oggi Samp Nizza è finita 2-2. Una partita che probabilmente taglia le gambe a entrambe le squadre nella corsa al piazzamento per il ranking in Champions. Dimmi. C'è il giocatore preferito in campo. Chi è? No, Dino! Non lo so, Andrea. Gol no gol. A ci picchia che non ci abbiamo la goal line technology. Allora, il Miano ha 19 punti. Se vince, aggancia i cani sciolti all'andata. Cicchilotto, all'andata Cicchilotto 3-1 o 3-0 per voi? Ok, quindi ci avete uno scontro diretto. Vantaggio. Peñarol affrontava i Saiyan e non le abbiamo fatte sfrontare di nostra personale decisione, perché sarebbe stata quasi una baggianata di partita. Ripercorriamo un po' il calendario, allora vediamo un po'. Unizza Cavalli ha pareggiato 2-2. È finita 2-2. Sì. 3-1 all'andata tra Caniscioti e Miano, che hanno appunto 3 punti di differenza in classifica. 22 Caniscioti, 19 Miano, sale a 26 il Benevento, sale a 29 il Peñarol. Dovrebbe giocare contro la Samp, se non verrà fatta fuori. Le formazioni: Cicchilotto segue il match dei suoi cani, Musella, Grasso, Del Core, Bonito, Pacciarelli avanti, alle sue spalle ci sono Bocchetti e Derrico, Di Maro a disposizione. Il Miano si presenta con Dino Santoro, Palmiero a sinistra, esordio Faucio e Alessandro Pugliese, centrocampo Iannone Guadagnola, in avanti Lino Pugliese, a disposizione Scarpato, Cardellini, non c'è il fantasista Ippolito. Prova Bocchetti, si va con le manine di Guadagnolo. Ancora lui dentro, la trova Pugliese. Palmiro gioca in verticale. Recuperano i cani, quest'oggi in maglia rossa. Paccia, Murato, ancora lui. Nasconde la palla. Di Maro non c'era col Benevento? No, la scorsa. In crisi di gol questa squadra, che nelle ultime due partite ha segnato solamente 2 gol nelle sconfitte con Peñarol e Benevento. Ricordiamo, i cani sciolti sono in crisi. Paccia, palla per Lino Pugliese. Pugliese, attenzione perché c'è una mano. Ok, Annone sinistro, Musella con una mano. Ci sarà, vediamo un po' se calcio d'angolo rimessa. Vediamo Guadagnolo, calcio d'angolo. Parte il cross, morbido, salta bene Del Core. Palmieri, esce bene. Il rimpallo è vinto da Del Core. Si va con le mani di Del Core. Cercare Bonito, una pallaccia. Scivola. C'è fallo di Pugliese. C'è una palla dentro. Dino Santoro. Si va con le mani Del Core, anzi no, era Grasso che chiude su Pugliese. Palla di qua, grande gancio di Pugliese, 1-2 con Faucio, che poi però pasticcia. Iannone, occhio perché il Miano deve fare punti pesanti per il ranking. In questo momento al terzultimo posto del ranking, affronterebbe il Peñarol.
agli ottavi di Champions. Clamoroso. Incredibile. Sei pure tu, fra. Che è successo? No, ma non è che fai sframmano. Pochi punti per le squadre delle categorie superiori, ricordiamo Liverpool e Santos, ultime e penultime, affronterebbero Benevengo e Napoli. Quindi agli ottavi ci si fanno dei big match. Sorridono invece le squadre di Gold che hanno fatto tanti punti. E il mio Wimbledon anche, ragazzi, sono altissimo. Primo. No, però se le big fanno almeno due vittorie con il ranking che vale doppio, mi spallano e vado terzo ultimo e affronto io. E ciao a tutti. Domani lo ricordiamo, se il Wimbledon fa solamente un punto contro la capolista in Champions matematica. È fatta. No, io che fatta, mi manca il giocatore più forte. Palmieri! Tra poco condivido la top, 19 reti, c'è anche un mio gol. Io ho fatto gol dalla porta la settimana scorsa, però io. Ma che dici? Io guardo i portieri dove stanno, e li uccello, si racconta. Alessandro Pugliese! No! Si temporeggia, ci sarà il destro di Guadagnolo sul fondo. Doppio cambio nel Milano, entrano Cardellini e Scarpato. No, Cardellini non entra se non sbaglio. No, c'è. Sì, tutti e due. Giocatori avanti oggi, Cardellini. Escono Iannone e Guadagnolo Pugliese la piazza. Calcio d'angolo, Miano. Parte il cross, colpo di testa, mancato. Rimessa. Occhio a questa palla persa, la fiondata di Cardellini è lunga. C'è l'ascesa di Bocchetti che cerca il corridoio Bonito. Pugliese, attenzione, recupera Pacciarelli, poi va a lottare ancora Pacciarelli, palla dietro, Enrico prepara la finta, ancora dentro per Pacciarelli, in pallo Cardellini, la rimessa per i cani. Si gira col destro qua del cuore. Bonito, chiude, poi si sovrappone al possesso di Pacciarelli, Enrico. Cambia tutto male. Bonito, Grasso. Prova al sinistro, Dino Santoro. Dani. Compriamo una telecamerina. Sì, questa dove c'è una cosa di soldi giù. S5. Parte il pallone dentro, Dino Santoro, non so, tu ne capisci? I multimediali. Bravo, chi parla? Pugliese! Chi parla? Chi parla? Chi commenta? Chi commenta? Cosa? 1-2. Tipo tu. Parte un destro. Ok, perché la palla non è uscita, allora Pugliese affronta Grasso di punta! Palla in rete, rete straordinaria di Lino Pugliese, 1-0 Milano. Puntazza meravigliosa di Lino Pugliese che trafigge Musella, 1-0 Milano. Occhio perché Cardellini va a mettere il cross, la palla non arriva a Pugliese. Grasso, ma siamo ancora a 0 gol dei cani sciolti. Ragazzi, ci stiamo avvicinando ai 125 minuti, due reti. Veramente pochi. Paccia si gira, Paccia! Bonito. Ultimo tocco è di Di Maro. Prova Scarpato, la palla gli rimbalza sul piede. Lino Pugliese prova a inventare. Palla a Cardellini, perde il possesso. Faccio che l'appoggia a Dino Santoro. Occhio a Dino Santoro che inizia a prendere a calci l'aria.
Ogni tanto ce li ha così fatti. Bonny dentro, 1-2. Bonny fuori. Grande Albi. Musella. Bonito. Cardellini, Pugliese, lotta con Grasso, riesce a mettere il piede Grasso. Musella, pasticcio! Pasticcio! Spacci! E allora la bandierina va scarpato, parte un cross secondo palo, colpo di testa, doppio. Ancora scarpato, vediamo se la rimette. Prova la finta, non passa. Pacciarelli. Di Maro, prova il break, la formazione maglia rossa dei cani. Di Maro, Dino Santoro. Va al rinvio. Occhio al tunnel. Fallo, no, la palla è uscita. Oh, oh, oh. Musella perde il cuore, sempre 1-0 Milano. Enrico. Musella per Grasso. Grasso per Del Core. Palla in verticale. Scende Fauccio. Occhio al triangolo. Paccia Enrico. Palmieri esce. Ancora pallone per Del Core. Ancora Palmieri. Che intervento. Bonito. La fa rimbalzare. Cardellino attacca. Ok, pallone per Fauci, attaccato. Cardellini deve rinviare, ecco qui sa che l'ha rimessa. Dino Santoro palleggia verso Alessandro Pugliese, la finta di corpo, prova ad andare. Pugliese si allunga, è un treno, infatti è velocissimo. Guadagnolo tutto solo. Guadagnolo Musella. Bonny. Ok, la finta, palla per Grasso. Grasso che se la sente, rischia il dribbling, riesce. Del Core sbaglia tutto. Iannone per Palmieri. Palmieri di punta. Musella. Battuto il corner. Va col destro Iannone. Bonito. 1-2. Ancora Alessandro Pugliese che scatta. Parte una finta. Ancora doppia, crossa! E poi Di Maro. Prova il tunnel, Alessandro Pugliese. Di punto anche lui. Ora in difficoltà la formazione dei cani sciolti che provano ora a cercare un po' di spazio. Fauccio! Si va da Di Maro. Controllo non passa. Rimessa, cani sciolti. Del Core, dentro. Finta di corpo di Enrico, Palmieri non ci casca. Poi puoi Pacciarelli ancora per Del Core, provare il destro ancora Palmieri. Bocchetti su questo pallone. Ancora Bocchetti, va da Di Maro. Un po' tutto regolare. Palmieri ultimamente, te lo dico io, Bonito, 125 minuti, 2 gol segnati dai cani sciolti. Grasso col sinistro. Enrico, Del Core, Bocchetti, si va da Di Maro, arriva Alessandro Pugliese, non si passa sugli esterni con Palmieri e Pugliese oggi in gran forma. Dino Santoro col brivido verso Fauccio, verticale Pugliese, prova a smistarla, sale Grasso. Arrivato Di Maro in corsa, Di Maro tocca Fauccio, di via, paccia. E poi con le mani Santoro. Pugliese, la finta. Pugliese rischia di perdere la sfera, 2 contro 1 Di Maro. Dentro, paccia, destro. È il gol di Paccia. La palla entra, 1-1. Spatte sul muro Grasso. Finalmente si torna al gol per i cani sciolti. Questa è la novità Del Core, vediamo se si è sbloccata anche mentalmente. Bocchetti. Dino Santoro. In due tempi. E allora Iannone sta scendendo il treno. Pugliese.
parte un lancio, Musella. Finisce il primo tempo. Noi andiamo un attimo, Bonito, ti fermi, Bonito? Lo facciamo un giro il telefono, se devo staccare la clip. No, non me le fa, Bonny, senti, 1-1, ma il Benevento ha vinto, il Peñarol ha vinto. È una corsa che ormai rimangono 3 partite. Ma vincere per forza. Dobbiamo vincere per forza. Non c'è niente da dire. Nessuna scusa, nessuna alternativa, bisogna vincere. No, non mi serve più. È cominciata la ripresa già con 2 salvataggi da una parte e dall'altra dei difensori sulla linea. Anzi, prima Dino alla prima. Guarda, Dino l'ha spassato palla perché. Ah, sì. 1-1 il risultato. E dicevamo, un salvataggio di Dino Santoro per il Milano, e l'altro è stato di Grasso, se non erro. Sempre 1-1, dunque il parziale. Guadagnolo l'appoggia verso Palmiero che scende. Occhio al triangolo. Abbiamo uno Schioppa molto soddisfatto di questa riunione durata 2 ore e mezza. Beh, ci sono importanti aggiornamenti. La Vionda sta per vivere il suo momento di massimo splendore e noi siamo onorati di essere la pagina principale narrante. Che culo, Don Antonio, veramente! Sì, siamo la copertina, Beppe! Un altro poco, poi se la mettono dando culo, come direbbero i paesani di un certo paese. Attenzione perché qua ci scontra, ma contratto fortuito secondo me, Don Antonio. Pugliese apre, secondo palo! Assist di Lino, gol di Alessandro, gol targato Fratelli Pugliese. La prima rete. Bocchetti! Spacca la porta e pareggia subito, subito Fabio Bocchetti, 2-2. Ora la partita sta prendendo una piega incredibile perché i gol aumentano, 2-2. Prima i Pugliese, ora una bomba di Bocchetti. Una partita che sembra destinata a dirci tanto altro, Carlo, in questi momenti. Antonio, è colpa di Dino o più gol di Bocchetti? Come la vedi? Dino è in un momento dove è facile al campo Avion perdersi subito dopo la rete del 2-1, tanto cercata, si può perdere quel pizzico di concentrazione che ti serve invece a vincere proprio questi grandi match. Esaustivo, Don Antonio, molto esaustivo. Sì, perché possiamo rivedere in questo caso l'entusiasmo di... No, sto dicendo solo cose senza senso. Bravo Don Antonio, ancora un po' deviato mentalmente dopo la riunione durata 2 ore e mezza. Ricordiamo, Don Antonio oggi si è riunito. Attenzione, perché non era male, eh. Lui che ne pensi? Oggi pomeriggio. Occhio perché parte da Guadagno nell'area. Tocco dentro a porta vuota. Grasso rinvia sul piede di Paccia. Pugliese danza destro, murato da Bonito. Di Maro, ancora Pugliese, e poi ancora Pugliese, non molla. Palla dentro di Maro. Dino Santoro, e poi Palmieri, scende lui. Si lancia sulla sinistra Palmieri. Occhio perché il Milano ha un altro treno ora, anche a sinistra. Ok, pallone 1-2. Non ci credo che si è divorato Bocchetti. Davvero brutto errore. Sbaglia stavolta Dino Santoro, ma sbaglia anche Bocchetti. Errori da una parte e dall'altra in questo momento. Guadagnolo prova a prendere per mano la squadra da dietro. Lancia la Pugliese, tocco avanti. Ancora Pugliese che devia. Destro di Palmieri. Palmieri trova Pugliese di prima, scarpato, murato. E poi la palla non esce, partita impazzita, ritmi incredibili. Pugliese mette il piede di Maro. Pugliese l'aggancio. Molto freddo ora l'Avion. Palla dentro, Pugliese gira. Occhio Musella. Del cuore. Scende Paccia, 1-2. Del cuore. Finta. Va
passa del core, inventa, Bonito, Bocchetti, Bonito, palla trovata da Di Maro, c'è la parata di Dino. Ma stavano sa con le mani fuori all'aria. Palmieri, scende Palmieri, ancora Palmieri, gli concedono molto spazio. Poi un errore destro di Scarpato, Murato arriva, Pugliese, Murato ancora e poi Bonito spazzato via. Colpo di testa Musella. Occhio, altro errore, Pugliese, Scarpato alla terza occasione, difende la sfera, prova di tacco, c'è del core che rinvia e trova Paccia, 2 contro 2, Paccia dentro, Di Maro, controllo, prova l'assist, Palmieri, si va con le mani del core, dentro per Di Maro, spalla alla porta, si gira, la mette giù, perde l'attimo, Di Maro, e la palla entra, 3 a 2, cani sciolti, Di Maro. Scusa, Di Maro la tiene, Scarpato a due piedi, Di Maro, Guadagnolo, mette fuori, palla dentro, secondo palo, Di Maro, svetta, anzi era Bocchetti, vuole del core, Pugliese, lotta, Giannone, prepara il sinistro, Murato, Grasso, mette giù, riparte, Di Maro, affronta il suo avversario, fa passare, Grasso di sinistro, sarà solo fondo, ci vada Insigne, fa una calcio, buono, oh, Insigne e Mertens della Wind con la fa, Guadagnolo para, palla di là, non trova nessuno. Metri squadre, quali sono? Colpo di testa. E a Marco. Ah. Di Maro col destro, Dino Santoro. Quanto manca? Le 10-10, non so. Guadagnolo che riparte di forza, palla per Pugliese, va a scorrere il pallone. Di Maro si gira, Di Maro di punta, deviazione. Palla di là, Bonni, sinistro deviato, angolo. Vediamo un po', va Derrico col destro, secondo palo. Ancora Bonito, controlla, serve l'imbucata di Bocchetti. Giannone, se ne va. Ancora Giannone, 3 contro 3. Giannone, doppio passo, Giannone. Ancora Giannone. Grasso, Bonito, Derrico. Non passa. Bravo Dani, bravo. Occhio a Pugliese, spara la porta, va col tacco, se ne va. Attende l'arrivo di un compagno. Cercava qualcosa sul secondo, trova il fratello, addirittura a centrocampo. Prova ad andare. Ancora Pugliese, spinge, Pugliese, crossa. Con le mani dentro, Pugliese di testa. C'è un lancio, Dino Santoro la tiene, Pugliese, Bonito, Guadagnolo, c'è fallo, occhio ad Alessandro Pugliese che cercherà sicuramente il fratello con questa punizione, e invece no, va da Giannone, prepara il tiro, lo finta, cerca la pennellata. Occhio a questa rimessa battuta a Musella del core, mamma mia quanti brividi, Musella, ma che fanno? Cosa fanno i cani sciotti? C'è fallo, Pugliese o Giannone? Vediamo, Cardellini ora si è accorto che bisogna correre. Bella, sì. Pugliese destro sotto la barriera ma non salta, e allora Guadagnolo quasi col tacco, Guadagnolo palla dentro, colpo di testa del core in difficoltà, Scarpato la tiene in campo, Giannone con l'aiuto di Giannone che ora al pallone sul destro cambia tutto, Pugliese, Alessandro Pugliese prova a sfidarne due,
Ancora lui, Bocchetti, Lino Pugliese, ripalli misti, Musella con i pugni, porta vuota Iannone, Musella, Musella tre volte. Poi si è gasato troppo, lancia, pallone dentro. Dino Santoro, Alessandro Pugliese, partita impazzita, Bocchetti, c'è fallo. Si gioca Iannone, palla sul sinistro, cerca Guadagnolo. Parte un cross, Grasso. Miano non si arrende. Uno di differenza, come vedete. Aia. Grasso, dentro. Salta Faucio, scarpato, prolunga. Iannone, chiude, riparte, finta di corpo. Col tacco, non passa. Del cuore. Tipo tocco di Iannone. Faucio. Prova qualcosa a Bocchetti. Occhio a Pugliese contro Grasso. Arriva Alessandro Pugliese dentro. Lino Pugliese sul fondo di nulla. Calcio d'angolo. Che occasione per il Miano. Iannone. Crossa. Secondo palo Pugliese. 3 minuti di recupero. Chiamati ora. Si giocherà fino alle 23:19. Dai. Dino Santoro, lancio, saltate il cuore, la palla tocca la rete. Scarpato. Palla dentro con le mani, cercato Alessandro Pugliese di petto. Grasso. Spazza la palla avanti. C'è la palla con le mani, palla verso Pugliese. Si continua, Grasso. Sinistro, deviazione. Enrico. Salta il suo avversario, Derrico, Derrico, Derrico palo! Scarpato Iannone, Iannone fa la finta, se ne va sulla destra, ancora Iannone rientra, cerca il pallone tagliato, del cuore rinvia, Faucio controlla, elegante, sciabolata dentro, Pugliese spara alla porta, cerca il destro Murato. Preme il Miano, scarpato. Siamo nell'ultimo minuto e 30. Si va con le mani. Di Maro prova a difendere una palla difficile per la presenza di Faucio, preso a calci. C'è fallo. Già battuta, scarpato. Di là, Iannone. La porta avanti. Iannone, punta l'uomo. Cambia per scarpato. Occhio a finale, Enrico mette il piede. Iannone aggredito da 3 avversari. Ancora Iannone, 2 su di lui. Iannone va, Iannone prova col destro. Sono le 23:19. Siamo entrati negli ultimi 20 secondi. Iannone. Ancora Iannone. Dentro! E pareggio del Milano con Alessandro Pugliese al minuto 53 al gong, 3-3. I minuti finali, quelli che hanno distrutto i cani sciolti emotivamente proprio contro il Peñarol, da 3-1 a 3-3. Occhio perché la porta è vuota. Scarpato del cuore, occhio ai colpi di scena. Di Maro non la trova, Guadagnolo, riparte il Miano. Rimessa. Si recupera ancora. Iannone, punta l'uomo. Palla di qua, scarpato, zona tiro. Cerca ancora Iannone. Occhio che dialoga Iannone. Punizione dal limite. Colpo di scena, punizione al gong. Vediamo un po'. Guadagnolo o Iannone, 3 in barriera. Palo mezzo scoperto. Iannone, sinistro. Finisce così, 3-3. Un pareggio che può star bene ai cani sciolti. Il Miano è tenuto a 3 punti di distanza.
può andare bene anche in fase del ranking con 3 punti guadagnati sulle altre.